Cari e gentili amici del web, è Andrea Bruno che vi parla nella nostra consueta trasmissione radiofonica. Nell'ultima puntata abbiamo parlato del debito pubblico. In questa puntata noi parleremo su come poter uscire dall'Eurozona e quindi risanare il nostro debito pubblico, perché uscire dall'Eurozona è una delle tante ipotesi per poter poi andare a risanare quelle che sono le finanze del nostro paese. Tuttavia, molti non lo sanno, ma non è solamente inguaiata l'Italia con il debito pubblico. Il debito pubblico è un cancro che attanaglia moltissimi paesi dell'Unione Europea. Un cancro attualmente irrisolvibile perché la maggior parte degli stati riesce solamente a pagare gli interessi sul debito, ma a fine anno il debito non solo è rimasto tanto quanto era prima, è anche aumentato perché addirittura gli introiti che lo Stato accumula con i propri proventi, riscuotendo le tasse, spremendo i propri sudditi, non bastano andare a ripagare nemmeno gli interessi sul debito. Allora, la situazione che adesso io porrò al nostro esperto è una situazione che è veramente difficile da risolvere e noi cercheremo di trovare delle soluzioni possibili. Allora, una situazione possibile che io vorrei sottoporre al nostro esperto in qualità di Unione Monetaria Europea è la situazione di poter, ovvero la fattibilità di poter dichiarare le banche centrali che mettono euro, poterle dichiarare fuori legge. E quindi perché questo? Perché se noi andiamo a vedere cosa fanno la Banca Centrale Europea e le banche centrali che emettono euro, loro emettono euro prestandolo ai vari stati senza nessun avallo giuridico. E questa mancanza di un avallo giuridico, è questo che voglio sottoporre al nostro esperto, potrebbe essere un atto incriminatorio. Per cui, come noi sappiamo benissimo, le attività criminali, ovvero le attività mafiose, sono tutte quelle attività che commettono dei reati contro la legge. In questo caso, le banche europee potrebbero essere incriminate prima di tutto per prestare soldi agli vari stati senza nessun avallo giuridico. E in secondo luogo, e qui possiamo inquadrare l'attività della Banca Europea Centrale e delle altre banche europee che mettono moneta, possiamo inquadrare queste banche come banche che svolgono attività mafiosa. Perché? L'attività mafiosa che cos'è? L'attività mafiosa è essenzialmente un'attività, una combriccola che svolge attività criminale. In questo caso il capo d'accusa principale, poi chiaramente gli esperti in materia ne troveranno altri, però il capo d'accusa principale per poter definire le banche centrali, la Banca Centrale Europea come banca che in realtà è un'organizzazione mafiosa, è il capo d'accusa circa la circonvenzione di incapaci. Loro in questo momento, le banche europee, stanno svolgendo attività criminale, ovvero l'attività di circonvenzione di incapaci, perché loro stampano della carta e a questa carta danno un valore nominale che in realtà non esiste, però loro glielo assegnano e obbligano, ovvero fanno credere ai cittadini europei, ai sudditi di questa Unione, che questa carta abbia realmente un valore intrinseco, perché ti dicono, sì, c'è scritto 100 euro, 100 euro sono dei soldi, però noi sappiamo benissimo, possiamo andare a chiedere a qualsiasi esperto di finanza, di finanza internazionale, oppure qualsiasi esperto di valuta estera, sappiamo benissimo che l'euro in realtà è solamente un valore che viene
assegnata a questo pianeta perché tutti ci credono sulla base appunto di questo grandissimo bene creato dalle banche, nel quale si configura appunto il reato di circonvenzione di incapace, ovvero i cittadini è stato sfruttato il fatto che spesso la gente, i cittadini, sono ignoranti, non sono in grado di intendere, più delle volte il cittadino medio non è in grado di intendere, di volere. Sfruttando questo principio, le banche hanno commesso un'enorme truffa a danno sia del singolo che a danno degli stati. Per cui le banche dell'Unione Europea, secondo questa mia ipotesi, potrebbero essere incriminate per costituire un'associazione mafiosa, un'associazione mafiosa il cui reato principale è quello della circonvenzione di incapace, perché le associazioni mafiose possono fare tanti danni, compiere tanti reati, compiere tanti danni, ma il danno peggiore è quello di poter circuire milioni di persone facendogli credere cose che non esistono e anche andando a mettere mano al loro portafoglio. Questo è un reato gravissimo. Una volta che verrà stabilito da sentenza, e ci verrà veramente po poco per poterlo stabilire, che le banche compiono attività mafiosa, chiaramente politici che negli ultimi 20 anni le hanno sostenute e hanno permesso alle banche di governare l'Unione Europea, verranno tutti incriminati a questo punto con l'accusa di favoreggiamento nei confronti dell'associazione mafiosa dei banchieri, perché potrebbe anche saltare fuori che inizialmente i politici, o per qualcuno aveva detto lo hanno fatto per ignoranza, ma potrebbe essere anche che la classe politica che ha governato i paesi nell'Unione Europea negli ultimi 20 anni abbiano anche preso la mazzetta dai banchieri per poter creare questo sistema mafioso. Allora, la domanda che pongo io al nostro esperto Domino Dio di finanza internazionale è questa: è possibile, sarebbe possibile uscire dall'euro scriminando il sistema delle banche? O a tuo avviso, per quello che è la tua esperienza, tu hai una soluzione efficace per poter rimettere i paesi dell'Unione Europea in una situazione di potersi pagare il proprio debito e venirne fuori da questa situazione che attualmente non ha uscita? Noi vogliamo ricordare al nostro cordiale radiospettatore che ci ascolta che in questo momento l'Unione Europea è come quello che cammina nel tunnel e a un certo punto camminando, camminando, vede la luce in fondo al tunnel e pensa che ormai è uscito dal tunnel, ma in realtà a 10 centimetri dal proprio culo, dietro di lui, c'è il treno che sta arrivando ed è lì che lo sta travolgendo. La situazione è esattamente questa. Allora, Domine Dio, a questo punto cedo a te la parola in qualità di esperto. Ecco, allora il sistema che tu dici in realtà fu introdotto in Inghilterra per emissione di moneta dopo, se non sbaglio, Carlo II d'Inghilterra Stuart. Prima di Carlo II la moneta era emessa direttamente in oro e argento dalla zecca di Stato. Dopo Carlo II si creò questo con Cromwell, questo doppio sistema. La banca centrale che emetteva diciamo moneta a debito e poi da lì si è creato la zecca che emetteva invece moneta pesante, moneta metallica. Questo sistema ce lo portiamo dietro da allora e questo sistema genera la cosa che raggiunse il culmine del suo impatto negativo sotto il Piemonte di Cavour, divenuto poi sempre il modello per l'Europa, in cui fu Cavour che fu l'unico che diede a una banca privata, perché ricordiamoci che la Banca d'Italia in maggioranza è privata, cedette direttamente la gestione della tessoreria di una delle prerogative dello Stato a banca privata. Oltretutto ricordiamoci che sono la truffa vera la fanno le banche commerciali. Perché? Perché le banche commerciali
per ogni euro di deposito, ne prestano 10. In teoria quindi abbiamo due truffe. Da una parte abbiamo dei banchieri privati che si sono appropriati di una prerogativa dello Stato, che è quella di mettere moneta, e degli altri banchieri privati in gran numero che fanno comunque si applicano questa prerogativa, applicano ancora questa prerogativa. Tutti noi capiamo, diciamo, l'importanza delle banche da un punto di vista pubblico, ma non capiamo perché se sono così importanti dal punto di vista pubblico, l'attività di depositi e prestiti debba, fatta tradizionale attività bancaria, debba essere in mano privata. La soluzione per uscire dal problema esisterebbe, che si può applicare sia in ambito nazionale che europeo. Innanzitutto si divide l'attività bancaria tradizionale dall'attività di tipo speculativa, come speculativo assicurativa, e si richiede la riserva frazionaria, che è quel meccanismo per cui per ogni euro di deposito me ne porta 10 di prestiti e quindi crea moneta. È possibile farla solo nell'attività tradizionale e questo deve essere centralizzato presso un'unica banca centrale, ma questa banca centrale deve essere 100% di proprietà statale. Questo sistema genererebbe tutto il sistema privato di prestiti e debiti. Tenderebbe in questo momento a scomparire, si formerebbe un sistema statale in cui lo Stato è banchiere, i privati potrebbero fare società di investimento, gestione del risparmio, assicurazione, fonte pensione e compagnie belle, ma lo Stato tornerebbe a tenere sotto contratto, a gestire la sua prerogativa di base, che è l'emissione della moneta. E con l'emissione della moneta, i proventi che derivano dall'emissione della moneta potrebbero essere benissimo spesi un 50% per pagare il debito, un 50% per finanziare lo Stato sociale. Perché dico questo qui? Perché di fatto con il sistema della capitalizzazione composta, cosa vuol dire? Che se io presto un euro al 10%, dopo un anno, una persona a cui presto questo euro mi deve ridare 10 euro, quindi 110, 10. Dopo 2 anni non me ne deve ridare 20, ma 21, 121 e così via. Quindi si crea un meccanismo che porta a aumentare progressivamente il debito di tipo usurario, centralizzando e evitando l'attività da parte delle banche commerciali, tagliando definitivamente questa esperienza iniziata nel Settecento con dopo Carlo II Stuart con Cromwell, ci troveremmo che lo Stato si riappropria della propria moneta, del proprio lavoro, creando un sistema in cui tutti in sistema di bilanciamento lo Stato ritorna sovrano nel proprio senso della moneta sovrana. E addirittura molto probabilmente in questa situazione ci troveremo con uno Stato che ha debiti ridotti, quindi debiti ridotti significano anche tassazione ridotta, perché un settore come quello bancario verrebbe interamente, l'attività bancaria tradizionale verrebbe interamente nazionalizzata e monopolizzata, si creerebbe un monopolio unico. Lo possiamo vedere questo risultato perché? Perché negli stati ex comunisti sono attualmente molto meno indebitati degli stati dell'Europa occidentale. Per quale motivo? Perché innanzitutto sono partiti più tardi e poi perché per lungo tempo loro hanno avuto solo esclusivamente una banca centrale, la banca centrale di proprietà nazionale, e gli utili sono serviti per eliminare il debito pubblico, finanziare lo Stato sociale e via. Quindi, diciamo, porteremo questa attività in un ambito di interesse statale. Oltre a questo, se noi possiamo e pensiamo di farla in ambito europeo,
ci troveremmo anche in una situazione in cui se non volessimo uscire dall'euro, l'informazione certamente circolerebbe meglio. E dall'altra parte il sistema che si potrebbe creare in cui il codice fiscale corrisponde al tuo conto bancario, il codice fiscale lo puoi usare in ogni altro Stato europeo perché il codice diventa unico, quindi si riducono. Si passa direttamente alla moneta elettronica e diventa più facile passare alla moneta elettronica perché appunto la banca statale, tutte le operazioni vengono fatte via carta, è più facile anche eliminare tutti i costi transazionali della moneta elettronica e poi oltretutto al primo anno verrebbe lasciato solo e esclusivamente l'attività di tipo assicurativo. Ma E quindi in questa tua ipotesi, diciamo, è chiaro che le banche attualmente, che sono per lo più banche, io parlo delle banche proprietarie che emettono l'euro, sono banche di proprietà privata, ovvero di SPA, di società anche anomale e anonime. E in questo caso è chiaro che le lobby delle banche, visto che hanno comandato loro negli ultimi 200 anni, e non è che si fanno fregare l'osso di bocca così tanto facilmente. Per cui non credi che sarebbe opportuno trovare un avallo per incriminare l'attività bancaria attuale in modo da mettere in gattabuia e tacere una volta per tutti i cosiddetti farabutti della finanza? Eh sì, c'è una cosa che è molto molto semplice, basta fare il parallelo fra una persona. Se quelli lì non li fai sparire, puoi proporre tutte le cose che vuoi, ma quelli lì continueranno a battere moneta e a comandare loro. Sì, è chiaro, nel senso, la cosa migliore in cui si può dire, si può incriminare questo meccanismo, si può incriminare il meccanismo per sovvertimento delle regole dello Stato in primis. Perché ad esempio contraffazione di moneta? Perché questo meccanismo privato corrisponde di fatto a una vera e propria contraffazione di moneta. Perché se io investo uno, se io ti do uno, dove escono fuori? Perché tu presti 10? E io la vedrei in più come circonvenzione di incapace, perché loro ti prestano uno che vale zero, però la gente viene indotta a crederci. Noi Però sappiamo quello, benissimo un che uno. attimo, però quello parliamo del sistema monetario nostro che è un sistema di crediti e debiti. Ma in realtà la cosa peggiore qual è? Che questo credito, tu mi dai questo credito che è uno. Tu banca presti 10, cosa che non è, sarebbe come il parcheggiatore, tu gli dici, gli dai una macchina blu. Ti faccio un esempio, una, possiamo dire una Mercedes blu. Dopo, nel frattempo che tu te ne sei andato, il parcheggiatore incomincia a affittare la sua macchina. Ma in questo caso qui, tu non credessi, io faccio un'ipotesi, io non lo so, chiedo a te in qualità di esperto. Ammettiamo che Mario mi presta 100, e io dico, cazzo, mi hai dato 100, grazie, ti ringrazio. Però io sono convinto che quei 100 che mi ha prestato abbiano un valore, abbiano un corrispettivo, che ne so, corrispondano a 100 banane, ma in realtà Mario mi ha ingannato, per cui mi ha dato un foglio di carta con su scritto 100, ma in realtà il valore non esiste. Ah, L'anno dopo lui ritorna e dice: ti ricordi che ti ho prestato 100? Te li ho affittati io quei 100, per cui tu adesso mi devi i 100 che ti ho dato, più anche l'affitto perché tu li hai utilizzati, è una cosa mia, e mi ci devi anche l'affitto, per cui ora tu mi devi 110. Ma io come faccio a dargli 110 che alla fine anche quei 10 in più che gli devo io non me li posso stampare, è sempre lui che li stampa. Allora io gli devo dire, Mario, stampamene altri 10, così sono 110, me li presti un'altra volta, ma il prossimo anno saranno 121 che io dovrò. Scusate amici, è caduta la linea, ricomincio dal punto dove eravamo rimasti. Allora, io volevo chiedere al nostro esperto Domine Dio, ma è giusto che le banche producono moneta che nella realtà non ha nessun valore intrinseco, che vale un valore?
è dovuto essenzialmente al fatto che la gente ci creda che abbiano valore. Me lo presta e poi mi obbliga anche a pagarci degli interessi, ma io gli interessi, siccome io non batto moneta, mi dovrò far prestare altro denaro per prestare gli interessi, perché io non battendo moneta gli interessi non ce li potrò mai pagare, perché cosa succederà? Il prossimo anno dovrò chiedere alle banche di stamparmi anche quella parte di interessi che mi serviranno per restituirgli a loro il denaro che mi è stato prestato. A questo punto non sarebbe giusto che lo Stato, come direbbero a Roma, non mandi a fare in culo le banche? Sarebbe, diciamo, decisamente giusto, perché tuttavia tu metti due problemi. Il primo che è del sistema monetario. Il sistema monetario che è stato stabilito che è un sistema di crediti e debiti. Scusate amici, è caduta un'altra volta la linea, ripasso la parola a Domine Dio. Quindi posso dire che i problemi sono due. Il primo problema sono stati, la prima truffa l'hanno fatta i politici che hanno stabilito che dopo gli anni 60, special modo il presidente americano Nixon, che non ci fosse più alcun corrispettivo fra oro, fra riserve d'oro, valore in oro e valore della moneta. E quindi un dollaro di crediti negli anni 60 non corrisponde a un dollaro che c'è adesso. E Ma non solo. da ignorante in materia è come dire, cazzo, io devo soldi sonanti da tutte le parti e io mi invento che scrivo su dei pizzini dei numeri e quelli ci valgono e io mi metto a dare in giro pizzini e la gente li prende. Praticamente è stato quello che ha fatto Nixon. È stato quello che ha fatto Nixon, perché prima c'era un corrispettivo, c'era la moneta bene, il concetto di moneta bene, che tu non potevi emettere più di una certa quantità di moneta se non c'avevi il corrispettivo in oro. Ma Diciamo che come ha Nixon ha fatto fatto. a convincere gli incapaci che quei pizzini avevano un valore? Ha semplicemente detto prima che cosa succedeva. Prima era possibile, dopo il sistema della Seconda Guerra Mondiale, il sistema monetario, perché ricordiamo che i sistemi di metrici e monetari di valutazione della ricchezza sono sistemi, diciamo, che valgono ogni 70 anni, c'è un sistema nuovo. Quindi che cosa significa? Che era arrivato, gli Stati Uniti erano entrati in crisi, la bilancia commerciale incominciava a perdevano competitività. A un certo punto, a fronte delle pressioni, il presidente francese, stufo, disse: io non accetto più dollari, voglio il corrispettivo in oro. Arrivò con l'appoggio degli stati arabi, siccome era lui che comandava, con un appoggio, con una boria di tipo imperiale. Nixon disse: ecco l'oro, l'oro è il dollaro. E lui abrogò la parità oro-dollaro, che fino a quel momento aveva retto il sistema. Tutti erano legati ai dollari, ma con il sistema creato nel 1945 c'era un corrispettivo fra oro, argento e il valore monetario. Nixon cosa fece? Nixon abrogò definitivamente questa parità. C'è da dire che Nixon e Cavour sono stati, dico, le due persone che hanno portato questi meccanismi, la riserva frazionaria, che è una vera e propria truffa, perché una banca gli dai un credito, va in giro e dice: io ce n'ho 10, to, prendi, 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 e semplicemente li scrivi su carta. Ma dove stanno questi soldi? Dove stanno questi soldi? E perché tu presti più dei depositi che hai nel conto? Chi ti ha dato potere di creare moneta? Ma Nessuno. ipoteticamente potrebbe, cioè proprio così per sbaglio, potrebbe inquadrarsi in un qualche tipo di attività criminale? L'attività bancaria è un'attività di frode, perché il meccanismo della riserva frazionaria è un meccanismo di frode. Perché tu dici, nel momento stesso in cui tu chiedi un mutuo,
Tu dici alla banca di prestarti, facciamo un esempio, 100.000 euro, ma la banca in cassa non ce l'ha questi 100.000 euro. Non ce li ha. La banca scrive 100.000, ma in realtà di questi 100.000 ce n'ha 10. Vabbè, Figa, davvero? è così, il meccanismo di banca, quindi questa è un'attività di tipo di truffa. Cazzo, ma allora la banca stampa i soldi come nel film Il falsario di Totò, che poi alla fine erano Fatto? fatti talmente bene che poi avevano corso legale. Sì, infatti erano fatti, di fatto corrisponde a un'attività che viene chiamata rispetto alla banca centrale signoraggio di tipo secondario. Perché? Perché il primo signoraggio è quello fatto dalla prima entrata, è quello fatto dalla banca centrale, e il secondo signoraggio sono le banche commerciali. Questo meccanismo d'esistenza delle banche commerciali è un meccanismo di efficiente, perché noi ci troviamo in una situazione in cui la banca centrale presta i soldi alle banche commerciali, le banche commerciali li prestano alle persone, perché è la banca centrale che copre questo ammanco con soldi che presta. Allora la mia domanda è molto semplice, è perché questa attività di prestiti per i mutui, per... non la fa direttamente una banca centrale monopolista e poi crea efficienza sul mercato, perché di fatto si prestano dei soldi prestati dalla banca centrale, li prestano a te. Per quale motivo, dico, la banca, questa banca centrale privata in cui non esiste più corrispondenza, per quale motivo questi proventi devono andare a delle organizzazioni tipo commerciali? Ah, sono di tipo commerciale o di stampo mafioso, di tipo criminale? Sono di tipo criminale, di tipo fraudolento, perché queste persone non hanno nemmeno crediti. Oltre alla discussione sul sistema monetario, che bisogna dire non essendoci direttamente corrispondenza fra oro e argento, noi notiamo che attualmente tutto si sta svalutando in funzione dell'oro e argento, quindi le monete da adesso sono ampiamente discutibili rispetto a quello che poteva essere 30 o 40 anni fa nel valore reale della moneta. Ma se anche solo volessimo accettare questo sistema, di fatto noi stiamo accettando delle organizzazioni che fanno una vera e propria frode, perché queste organizzazioni fanno una frode, perché questi soldi in cassa non ce l'hanno. I soldi poi dei depositi non vanno tutti, ti posso dire, in prestiti. Poi oltretutto, tutte le volte che prendi soldi tramite bancomat e che ritiri, spendi, non esiste di fatto nessuna corrispondenza. Quindi questo è di fatto solo una frode. A questo punto tu hai tirato un ballo al bancomat, a me viene da farti una domanda circa un'idea che mi viene in mente a me, poi probabilmente mi potrai smentire, tipo una nuova forma di signoraggio che è nato negli ultimi 15 anni e ancora nessuno ha puntato lì la lente. Io ti faccio l'esempio di una persona che va a comprarsi il caffè, si compra il giornale, e paga con il bancomat. Paga con il bancomat, a questo punto cosa succede? L'esercente, purché è una transazione elettronica che ha solo costo dell'input, dell'impulso di corrente che passa nei terminali, lui ci paga sopra il suo 1-2%, la commissione della transazione, quell'1-2% che vanno a finire le banche. A sua volta l'esercente, incassati quei soldi elettronici, che forse neanche esistevano, se andiamo a vedere, che non sono soldi che non sono nemmeno mai esistiti. Lui a pausa pranzo va a mangiare al ristorante e a sua volta lui paga e l'esercente, in questo caso il ristoratore che gli dà da mangiare, anche lui paga l'1,5%, il 2% sulla transazione elettronica che vanno a finire alle banche. Questi soldi elettronici che esistono, una volta che hanno fatto quei 50, 60, 70 passaggi di mano, con l'1, l'1,5% di commissione, il 2% di commissione, si azzerano, ritornano tutti in mano alle banche e quindi si è pagata una tassa di signoraggio
del 100% vero cosa mai esistita nei feudi del Medioevo. Sì, esatto, esattamente così. Quella è un'altra tassa di signoraggio che si che paga al settore privato, bancario. Una volta c'erano i vassalli, i valvassori e i valvassini, e adesso noi abbiamo che abbiamo banche e abbiamo le banche commerciali. Ma se diciamo, ipotizziamo che tutto quello che hai detto te è vero, ma come mai al piccolo re, al Valvassore, come mai nel Medioevo non gli è mai venuto in mente di stampare dei pizzini con su scritto 5, 2, 3 e dargli in giro alla povera gente e fargli credere che erano soldi? I soldi li stampava suonanti? Perché innanzitutto era un altro sistema economico. C'era prima di tutto molta meno gente di quella che c'è adesso. Perché ricordiamo che adesso noi siamo in 7 miliardi. Ma non c'era il rischio che se tu, magari ci hanno provato, tu andavi con un pezzo di carta che ne so, da quello che ti mette i zoccoli al cavallo, dal fabbro, o andavi a mangiare alla veranda, tu gli davi un pezzetto di carta, quello ti prendeva bastonato in testa. Quello ti prendeva bastonato in testa, oltretutto per posso dire, i modi erano diversi, perché il potere ha sempre tentato di contraffare, diciamo, la moneta. Ricordiamo che il primo contraffattore della moneta fu Nerone. Nerone a un certo punto disse che per fare la moneta non ci volevano più 10 grammi d'argento e 10 grammi d'oro. Disse che i grammi d'oro che ci volevano erano 9 e introdusse e sostituì l'oro con il rame. Quindi ti posso dire, E però prima di. la vera mossa è stata quella di sostituire l'argento e l'oro con la carta. Sì, Quella l'argento e proprio è l'oro stata con la carta, l'invenzione. che ricordiamo che fu una mossa ideata da Cromwell, perché l'Inghilterra fu la prima nazione che istituì il sistema di tesoreria moderno, come abbiamo noi, in mano, tranne. Che poi loro fra l'altro l'hanno ripensato perché la Banca d'Inghilterra è una delle poche banche centrali pubbliche adesso, in mano comunque a banche private, e posso dire che si passò dalla sostituzione della carta, ti posso dire, dell'attuazione di quello che il sistema che gli ebrei definivano il sistema della nota bancaria, da lì il titolo di banconota. A livello politico, perché cosa facevano per trasportare nell'antichità milioni e milioni d'oro? Era impossibile, c'erano delle note di credito che venivano chiamate note bancarie, venivano date in mano e poi l'oro fra una banca e l'altra veniva solamente trasferito a fine anno come compensazione dei vari scambi commerciali. E questo era il sistema era il sistema che fu storicamente adottato dagli ebrei. Ma a questo punto, visto anche che i paesi europei sono tutti in crisi col debito pubblico, non si potrebbe, cioè io dico così da ignorante, un'ipotesi, diciamo ai banchieri, guarda, il vostro euro non ci interessa più, facciamo l'euro di proprietà dello Stato, quindi di proprietà diretta dei cittadini. A questo punto non si potrebbe dirgli alle banche, ok, noi abbiamo il debito, ve lo ripaghiamo, però visto che loro ci hanno sempre ingannato, prestandoci soldi che erano solamente dei numeri su un foglietto di carta, e glielo restituiamo così il debito, gli scriviamo dei numeri su delle rismette di carta, e dice, oh, toh, te l'abbiamo restituito, e se quelli dicono, no, ma questa roba qui non vale un cazzo, dice, vabbè, te cosa mi hai prestato fino a ieri? Cioè, io la butto lì, eh. No, quello sarebbe difficile perché comunque loro il problema è di tipo legale, che loro la cosa che si potremmo fare e potremmo fare sicuramente è frode, accusarli di frode. Quindi gattabuia. Io Sì, gattabuia perché è una frode. Per questo. proporrei anche di, diciamo, perché poi, sì, diciamo, gattabuia, mandare all'arresto, però io sono contro i metodi drastici, queste cose qui che non sono neanche belle da effettuarsi. Io proporrei ai banchieri una soluzione, diciamo, guarda, voi ve ne andate, chiaramente ve ne andate in un posto dove non c'è il mandato di estradizione,
dove non vi fate prendere, noi chiudiamo gli occhi, vi facciamo anche scappare. Dall'altra parte facciamo un accordo con la Russia di Putin, diciamo guarda, qui c'è una fracca di banchieri, dagli te asilo, li fai entrare in Russia, poi chiaramente Putin, vista anche la sua ospitalità, visto anche il suo carisma e tutto quanto, potrebbe fare per tutti questi signori andarli ad accomodare in qualche posto nelle lande, che ne so, nella Kamchatka, gli prepara lì, che ne so, dei condomini in Kamchatka e se li tiene lì, che quando va bene è meno 30, meno 40 gradi. E quella già sarebbe una bella idea. Tuttavia il problema però qual è? Che questi signori, questi banchieri attualmente controllano il sistema politico europeo. Se si pensa che con successo i banchieri tedeschi si oppongono alla creazione della centrale rischi finanziaria presso la banca centrale, perché dimostrerebbe che la maggioranza dei crediti del sistema bancario tedesco sono inesigibili, già si capisce qual è il potere di questi banchieri, che nessuno, già una cosa così semplice, fa circolare l'informazione in Europa, viene automaticamente boicottata perché crea un problema, perché crea loro un problema. Ma detto chiaramente, tanti crediti che hanno paesi che sulla carta si crede, anche secondo i rating, che stanno meglio degli altri, però nella realtà anche loro hanno dentro tanta fuffa, tanti crediti che non solo non esigeranno mai, ma se ci provi arriva uno e ti dà una pistolettata. Sì, esatto, perché soprattutto consideriamo che in Europa non esiste la centrale rischi finanziaria, quindi noi abbiamo molte persone che giocando su questo fatto hanno potuto richiedere continuamente prestiti ai vari stati, attraverso anche schemi discutibili, alle varie banche dei vari stati, e poi sparire in stati lontani dal proprio stato d'origine. Se noi vediamo ad esempio che in base europei lo stato più povero, ufficialmente più povero, la Bulgaria, ha le banche meglio capitalizzate. Naturalmente questo è un dato contraddittorio per la teoria economica, perché come mai le banche bulgare sono meglio di quelle tedesche? Perché un sacco di persone andavano, truffavano naturalmente la truffa, chiedi più soldi dove? Nel paese più ricco. Qual è il paese Beh, più ricco? si sa che le banche bulgare hanno fatto da ricettacolo, c'è stata gente, anche imprese, tutto quanto, che hanno rastrellato nei vari paesi europei e poi hanno fatto sparire in Bulgaria, anche grazie alla copertura che offre questo paese. La Bulgaria è un paese che se tu arrivi lì, lo sanno i nostri amici che ci seguono, perché noi parliamo di russofilia applicata, quindi anche paesi come Bulgaria, Ucraina e tutto il resto, però la Bulgaria è un paese che se arrivi lì con i soldi non ti fa tante domande. Sì, esatto, non ti fai tante domande. Se arrivi là addirittura ci sono i cambiavalute che ti cambiano anche loro. Sì, quelli li ho visti anch'io, li ho visti anch'io, cambiano loro e... L'argento, i diamanti, tutto, insomma, c'è anche la quotazione e è fatto un normale cambiavalute. Quindi noi ci troviamo di fronte a una situazione del genere, quindi come mai lo Stato? Perché naturalmente ci sono state queste truffe a causa di scambio dei meccanismi di informazione che hanno portato molte persone a arricchirsi. A questo punto, Patrizio, mi fanno dei segni terribili dalla regia che il nostro tempo a disposizione è terminato. Do l'ultima volta la parola, chiedendoti te cosa suggerisci a Beppe Grillo? Dico Beppe Grillo perché so che lui segue le nostre puntate. Cosa suggerisci te a Beppe Grillo, in questa chiusura di trasmissione? Spingere per la nazionalizzazione del settore depositi e prestiti, dell'attività bancaria tradizionale. Nazionalizzazione e monopolizzazione presso la banca centrale. Ok Patrizio, grazie a tutti coloro che ci hanno seguiti e ci vediamo alla prossima.